Here comes the sun, I say, it's all right. Il primo innamoramento. Il primo innamoramento non era una donna. Ancora ce l'ho tra le mani. Però non trascuravo le ragazzine. La differenza è che stavo iniziando a imparare a suonare la chitarra e non c'era cosa che potesse deviarmi dall'essere costantemente insieme a questo assieme di corde d'acciaio e legni. E allora cosa succedeva? Che frequentavo la ragazzina portando lo strumento. Un errore madornale, perché la cosa durava poco. Nel durare poco si cambiava spesso e passavo per un tambour de femme, come si dice oggi. In realtà era uno scarto umano continuo di giovani sbarbatelle che si rifiutavano di ascoltare qualcuno che ancora non sapesse suonare. E questo è l'avvio alla mia infanzia e ai miei contatti con un primo pubblico che non voleva assolutamente ascoltarmi. Dopodiché finalmente qualcosa avevo imparato e ho cominciato con i primi complessini come si usava negli anni 60, insomma, senza con grandi passioni, senza ambizioni, ecco. In una di queste serate, Beppe Carletti, che anche lui era agli inizi e stava cercando di formare un gruppo, mi ha ascoltato e probabilmente corrispondevo alle sue esigenze musicali e abbiamo iniziato a metterci assieme. Lui gravitava in un gruppo che si chiamava i Monelli. Io addirittura avevo un nome altisonante che era la Roma's New Real Jazz Band, che di jazz non aveva neanche, sapeva neanche dove fosse nato, però insomma questo era quanto. E c'era una prima formazione formata da 5 ragazzi, di cui Gelmini al sax, Campari al basso, Leo Manfredini alla batteria, Beppe Carletti al pianoforte e l'organo e Franco Midile la chitarra, e abbiamo iniziato a trovarci. Io ero l'unico fuori paese, perché il gruppo nasceva a Novi di Modena, ero di Novellara, e mi ricordo che ancora non avendo la macchina dovevo prendere una, mi facevo accompagnare, poi dopo prendevo una macchina a noleggio e poi la prima Topolino C, incredibile, con il tetto decorato con scenografie particolari che quando mettevi ribaltabile avevi questi panorami che la gente insomma ci lasciava agli occhi. Anche questa prima avventura ha avuto un seguito purtroppo drammatico, perché i nostri sostenitori, i nostri mecenati erano i genitori di Leo Manfredini, perché noi eravamo ancora minorenni, e in causa un incidente stradale erano venuti meno, per cui questa prima formazione ha subito un trauma. Leo Manfredini ha dovuto smettere, Gelmini anche lui ha smesso, non si è mai capito la ragione, per cui mancavamo di batteria. E al di là della batteria mancava il cantante vero. Cantavamo tutti, voci gradevoli, facevamo cori a più voci, tutto quello che si vuole,
ma il cantante vero mancava. A quel punto suonava con me Bila Coppellini in un altro complesso, l'ho invitato da noi, ha accettato di venire a suonare con noi la batteria, e un ragazzino, perché allora probabilmente era il più giovane di tutti, che era Augusto D'Avoglio, l'avevo sentito alla scuola di musica che faceva le canzoni allora urlate, erano di moda da Elvis Presley, gli urlatori in definitiva, ha cominciato con noi facendo alcuni brani allora di grande moda, vuoi il blues del Mandriano o Chi per esso. La prima volta che ci hanno offerto di fare una tournée, purtroppo era all'estero e non siamo potuti andare perché Augusto non aveva l'età per espatriare, questo per cui un dettaglio. Però poi abbiamo fatto la prima uscita fuori, chiamiamo fuori casa, è stato Riccione in un ambiente che si chiamava il Frankfurt Bar, si chiamava caffè concerto quel tipo di manifestazione, e siamo stati lì parecchio. L'altra grande uscita, che doveva durare poco ma poi è durata mesi, è stato a Levico Terme in Trentino, dove c'era un pubblico sia trentino sia di stranieri olandesi, dove grazie a loro è stato un trionfo che ancora se ne ricordano. E lì il convivere assieme, il suonare tutti i giorni, indubbiamente aiuta parecchio, sia a rinsaldare le amicizie, sia a rinsaldare i rapporti con il pubblico, sia a creare delle forme affettive che poi, specialmente a quell'età, si rinsaldano negli anni e non si dimenticano. La famiglia di Augusto aveva un bar in centro che si chiamava il Bar Centrale e lui collaborava con la famiglia. Bila, che è venuto con noi con la batteria, faceva il modellista in un'azienda di Novellara, io andavo a scuola, Beppe studiava musica. Dopo aver gravitato in tutti i locali della zona, partendo dai più semplici, dalle balere, dai festival, dai locali improvvisati sui carri di buoi come palco, e nonostante tutto questo eravamo riusciti a emergere dalle decine, per non parlare di centinaia di gruppi che si formavano quotidianamente in ogni paese, grazie anche al fatto che ogni paese aveva un dancing, un locale da ballo, una discoteca, qualsiasi cosa potesse, era il divertimento base fondamentale della gioventù di allora. Per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista, non c'erano deviazioni alternative, non si andava a cavallo, non si tirava con l'arco, non si andava a nuoto, il nuoto era dato buttandoti nel canale che c'era dietro casa. Here comes the sun.
Here comes the sun.